Restaurata ed esposta al pubblico nella cattedrale di Mazara del Vallo, la croce lignea sospesa sull'altare della chiesa madre della diocesi. Può essere secondo lei motivo di una futura attrazione turistica per la diocesi di Mazara del Vallo? Ma speriamo, perché tutto ciò che concorre a far conoscere i nostri tesori di bellezza aiuta sia a elevare lo spirito, sia anche a creare quel movimento di persone che giova tanto alla conoscenza di ciò che siamo e alla conoscenza di ciò che abbiamo. Abbiamo coronato un sogno, quello di restituire la croce, la preziosa croce lignea all'assemblea liturgica. Era presente in cattedrale, ma era per coloro che volevano guardarla così, quasi in una contemplazione statica singolare. Adesso la croce è pienamente inserita nell'assemblea liturgica e ne fa parte integrante, e peraltro consente una bellissima contemplazione liturgicamente e teologicamente fondata, perché dal mistero della trasfigurazione rappresentata nell'abside leviamo lo sguardo al Cristo crocifisso fisso e risorto, al Cristo glorioso della preziosa croce lignea. Da dove è partita l'idea per regalare alla comunità uno splendido colpo d'occhio come la croce lignea? L'idea nasce intanto, è antica, perché in origine questa croce era proprio per la fruizione da parte tutta quanta l'assemblea liturgica che pregava. Poi storicamente, come ascolteremo anche dalle relazioni, questa croce ha subito lo spostamento in diversi posti. L'ultima era proprio relegata in una cappella che era stata ridotta come devozione popolare. Mentre adesso, ecco, il Vescovo ha insistito perché, giustamente, perché venisse di nuovo esposta nel suo splendore e l'assemblea potesse ammirarla, ma potesse anche pregare, segnata da questo manufatto così importante, antico, che ci richiama alla spiritualità e anche la fede del passato, dei nostri padri, di coloro che hanno creduto prima di noi, che hanno fatto l'esperienza della fede e quindi anche dell'arte, nel rapporto strettissimo tra fede e arte. Ci può accennare qualcuno dei passaggi che hanno caratterizzato il restauro? Prima di esporla, collocarla nuovamente in questa posizione, la croce è stata, ha subito, ecco, una forma di restauro manutentivo, quindi pulizia e anche consolidamento del legno, e poi tutta la sistemazione è avvenuta attraverso un procedimento che permetta alla croce di poter stare sollevata in alto senza subire modifiche nella sua struttura, perché è circondata da dentro un sistema per cui non appoggia sul ferro, ma su cuscinetti che le permettono di stare in equilibrio e quindi allora non rovinarsi con il contatto con altri metalli. E poi ancora, ecco, l'altro aspetto, tutto l'impegno, ecco, che è stato necessario all'Ufficio dei Beni Culturali Diocesani perché quest'opera venisse esposta nella sicurezza, ma anche, ecco, nella possibilità di poterla scendere in basso con facilità, perché basta soltanto svitare alcune funi e si può scendere fino a terra per l'ispezione, per la manutenzione ordinaria o straordinaria di cui avrebbe bisogno. L'importanza di questo restauro per la cattedrale di Mazara del Vallo? Guarda, in realtà non è che si sia trattato di un restauro, perché anzi proprio questo intervento è stata l'occasione per verificare che la croce è in ottimo stato di conservazione. È stata restaurata a Firenze intorno agli anni 70, fine degli anni 60, primi degli anni 70, e tuttora la croce, sia come supporto sia come pittura, è perfettamente conservata. È stato un intervento che è consistito fondamentalmente nel dare questa collocazione alla croce che è stata per molto tempo appesa all'arco trionfale della cattedrale e poi da alcuni decenni invece era stata collocata diversamente.
Diciamo che è una collocazione che intende valorizzare questa che è un'immagine eccezionale sia dal punto di vista artistico, storico, ma soprattutto come simbolo principale della fede cristiana e come tale va contemplata e adorata. Può essere un segno di una rinnovata attrazione turistica nei confronti della cultura e dei beni culturali della provincia di Trapani? Guardi, pur con tutto il rispetto per le attività produttive, il turismo prima fra queste e il turismo culturale in maniera particolare, qui l'aspetto religioso è preminente su tutto.